Ciao amici e benvenuti in un nuovo video. Oggi andiamo a fare un make up, come vedete dalla mia faccina struccata, con qualche novità. Alcune sono proprio novità, nel senso che sono uscite in quest'ultimo periodo, altre invece sono novità per me, quindi cose che non avevo mai acquistato, che magari sono uscite anche già da un po' di tempo, ma che io non avevo mai acquistato. Quindi iniziamo dagli occhi. E lo facciamo con la nuova Side by Side Baby di Nabla. Io l'ho già un pochettino provata, swatchata, e devo dire che mi piace veramente tanto, tanto, tanto. Lo schema colori è stupendo, veramente, veramente bello. Me la sono portata anche in viaggio e devo dire che è comodissima. Quindi andiamo a vedere cosa possiamo fare. Allora, iniziamo con Virtus, che è il rosa, diciamo medio. È una palette proprio dai toni rosati, quindi se non vi piacciono i toni rosati, non è la palette che fa per voi. Rispetto alla Side by Side classica, che ha sicuramente, secondo me, una prevalenza di marroncini, beigiolini, c'è anche un grigio, mi pare. Questa è proprio più rosata, quindi vi deve piacere il rosa. A me piace, non mi sta particolarmente bene, cioè perlomeno non me lo vedo così bene come invece i marroncini, però non ci importa, la usiamo lo stesso. Con un pennellino sempre da sfumatura, ma un po' più piccolo, vado a prendere Baby, che è il colore più il rosa più scuro. Faccio un make-up molto semplice e veloce e lo vado ad applicare nella parte esterna dell'occhio, proprio picchiettando per andare a intensificare, e poi magari lo metto anche nell'interno. Adesso vedo. Ho sfumato un pochettino meglio i due colori insieme con lo stesso pennello che ho utilizzato prima e mi sa che alla fine lo lascio così, non vado a fare la sfumatura anche all'interno. Vado semplicemente a usare Full Moon, che è lo shimmer più rosato, e poi con un pennellino piatto vado a prendere Sunny Blanche, che è lui, che è questo champagnino molto 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 chiaro ma super luminoso, e lo vado a mettere nella prima parte dell'occhio per andare a dare più luminosità e apertura. Voglio l'angolo esterno un pochino più intenso, quindi aggiungo un pochettino di Flemish, che è il marroncino più scuro, mischiato a Baby, sempre nell'angolo esterno. Completo anche l'altro occhio, poi passiamo alla matita. È molto 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 bella. Questo è il colore. Vado ad applicarla proprio all'attaccatura delle ciglia e vado poi a sfumare con un pennellino angolato. Aggiungo un pochino di nero ultra noir e intensifico la codina e poi sfumo leggermente. E abbiamo il make-up occhi terminato. Proseguiamo con il viso. Come fondotinta vado a usare, e non so per quale motivo non l'ho inserito nel video haul, mi sono proprio dimenticata e ce l'avevo qua davanti. Ho acquistato da Sephora il nuovo fondotinta di NARS, il Soft Matte Complete Foundation. Io ho acquistato la tonalità Mont Blanc, che di solito su di me, per quanto riguarda NARS, va bene. Preferisco Gobi perché Mont Blanc è un pochettino più rosata, però negli store purtroppo non la trovo mai. O perlomeno in quelli in cui vado io non la trovo mai, quindi ho preso Mont Blanc. Vado ad applicarlo. Perdonate questo sfogo orribile, non so cosa
sia successo alla mia pelle, ma non sono neanche brufoletti, è proprio tipo uno sfogo. È uno sfogo con questi puntini rossi, ogni tanto mi capita, non si sa. Non si sa. Visto la nuova palette viso di NARS, io ne ho una che praticamente è più vecchia di me, dovrei anche buttare, ma ci tengo troppo, è troppo bella, non so se riuscirò mai a buttarla, però avendo visto questa nuova mi è venuta proprio la voglia di provare a riacquistarla, anche se non si sa per quale motivo, perché io non l'ho ancora capito, da Sephora hanno sospeso le consegne a domicilio, quindi si può acquistare solo in click and collect. Non si è capito perché, non si sa quando le riattiveranno. Ho applicato anche un pochettino di correttore aranciato e ora andiamo a utilizzare l'Oh My Love di Clio nella colorazione 3. So che è un prodotto che è uscito veramente da tanto tanto tempo, ma io i prodotti di Clio non li avevo mai acquistati, mai provati. Ho trovato il pop-up store a Roma e quindi ho dovuto assolutamente prenderlo. Mettiamo un pochettino qua, un pochettino qua. E andiamo a sfumare. Allora, non lo so se mi convince particolarmente, nel senso che mi sembra un po' secchino. Non so se sia per il fondotinta che ho utilizzato, anche se praticamente in questa zona non ci sono andata se non appena appena un po' con il pennello. Non lo so, dovrei testarlo con qualcos'altro, perché anche sulle altre zone del viso mi sembra un po' secchino e si asciuga molto molto rapidamente, quindi la cosa che ho fatto io di metterlo praticamente su tutto il viso e poi andare a sfumare punto per punto, forse no, meglio applicarlo e poi sfumarlo direttamente, perché si asciuga molto molto in fretta. Non lo so, per ora è un punto di domanda. Vado con lo stick di Rare Beauty nella colorazione Happy Soul. Anche questo è uscito da un po', ma io non l'avevo mai acquistato. Per me è una novità, quindi andiamo a provare. Wow, è super morbido. Molto più morbido di quello di Make Up by Mario, sicuramente. Devo dire veramente, veramente bello, stupendo, mi piace un sacco. Ora vado a fissare appena appena il contorno occhi e i lati del naso con la Clio Set, che è la cipria compatta di Clio, e la vado a fissare sempre con il puff. Vado solo a ritoccare il correttore e fisso. Allora, anche qua è leggermente levigante, molto morbida, un pochettino polverosa, quindi dopo provo con il fissante a vedere se riusciamo a togliere un po' di polverosità, però anche qua non riesco a capire se sia il correttore, non riesco a capire se sia il fondotinta, forse avrei dovuto idratare un pochettino di più perché comunque è un soft matte e io ho una pelle tendenzialmente secca, non mista, non grassa, quindi forse avrei dovuto idratare un pochettino di più. A me il fondotinta in realtà non mi dispiace, nel senso che sul resto del viso me lo vedo bene. Qua un pochettino segna perché sono un po' secca, però per dire qua mi piace molto in questa zona, mi piace veramente veramente tanto. Procedo con il blush, non ho niente di nuovo, quindi faccio off camera e dopo andiamo con il mascara. Ho applicato il blush e ho anche aggiunto un pochettino di marrone e nero nella parte sotto dell'occhio. Come mascara abbiamo ben due novità. Uno una novità, l'altro una novità per me. Questo qua l'ho già testato, questo invece ancora no. Quindi mi sa che proverò quello di Clio. Altrimenti potremmo anche fare una ciglia, un occhio con quello di Clio e un occhio con quello di Clinique, così vediamo anche le differenze. Proviamo. Non ho registrato, anzi non ha registrato, non so per quale motivo.
Comunque, ho applicato da questa parte il 360 Flip di Clio, mentre da questa parte il mascara di Clinique. Mi piacciono entrambi, forse preferisco quello di Clinique. Fatemi sapere anche voi quale preferite. Andiamo a fare le labbra con il Coco Love di Clio. Io utilizzo la colorazione Mumu. Vado prima a contornare le labbra con una matita e poi ci vediamo insieme per l'applicazione. Allora, secondo me questa combo labbra è pazzesca. Mi piace veramente veramente tanto. Come matita ho utilizzato questa di Pupa, che è il Vamp Creamy Duo nella colorazione 3, e ha proprio questa parte qua con la matita e la parte davanti con il rossetto. Io devo dire la verità, il rossetto lo uso veramente poco, ma questa matita mi piace veramente veramente tanto, e secondo me con Mumu accoppiata bellissima. Abbiamo terminato. Allora, qualche considerazione finale. La palette mi piace tanto, mi piace veramente veramente tanto. Come al solito la qualità Nabla non si smentisce mai, gli opachi sono bellissimi, molto 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 facili da sfumare, gli shimmer super pigmentati, una bellissima riflettenza, quindi non avevo dubbi, niente da dire. Idem per la matita, questa tonalità mi piace molto. E i mascara mi piacciono entrambi, forse un po' di più quello di Clinique, ma dovrei testarli qualche volta in più. Voi fatemi sapere se li avete testati entrambi e anche come effetto che vedete su di me, quale vi piace di più. Correttore, ni. Correttore devo testarlo meglio, magari anche con altri prodotti e capirlo. La cipria non mi dispiace, avendola fissata un pochettino con il setting spray ha tolto quella polverosità che vedevo, quindi per ora nulla da dire. Il lip balm mi piace tantissimo, veramente veramente tanto. Stick di Rare Beauty stupendo, voglio proprio compararlo con quello di Makeup by Mario e vedere quale mi piace di più, ma vi dico già che sarà un'ardua ardua sfida, perché è bellissimo, veramente veramente bello. Fondotinta, vediamo durante la giornata come va. Per ora l'effetto mi piace, non è neanche troppo troppo opaco, lo sento bene sulla pelle, l'effetto mi piace, ha una buona coprenza, quindi sicuramente se cercate un fondotinta un pochettino più coprente questo potrebbe essere ottimo. Sicuramente non va proprio a combaciare perfettamente col mio tipo di pelle, in quanto, come vi dicevo appunto, ho una pelle tendenzialmente secca. Complessivamente sono molto contenta dei miei acquisti, anche il make-up mi piace tantissimo. Io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo video e se vi va ricordatevi di iscrivervi al canale e mettere un like al video.